Eccomi qui di nuovo, sto finendo di fare i video richiesti da voi. Mi è stato chiesto come recuperare una maglia di lana infeltrita. Questo, diciamo che il mio canale davvero parla di un sacco di argomenti e sono contenta di questo perché alla fine nella mia giornata io faccio tante cose. Cucino, appunto, sono appassionata di risparmi e finanza, mi trucco, pulisco ovviamente perché è una casa e quindi mi piace parlare di tutto, cioè non mi piace avere un canale monotematico. Comunque, per rispondere a questa domanda che mi ha fatto Sofia, che saluto, ciao Sofia, come recuperare un capo infeltrito? Prima di tutto ci sono vari rimedi, il primo è quello di lasciarlo in ammollo in acqua saponata, che è un'ottima soluzione per un giorno intero, però quindi dovete avere un po' di tempo. Quindi lasciate questo maglione di lana o capo di lana, che è infeltrito ovviamente, in 10 litri di acqua tiepida saponata per un giorno con mezzo cucchiaino di alcol, un cucchiaino di trellina e 3 di ammoniaca. Mi sono segnata tutto. E quindi lasciatelo un giorno e poi vedete che succede. Un altro rimedio, se abbiamo diciamo abbastanza tempo, è quello di lasciare il maglione in ammollo in 2-3 litri d'acqua fredda e 20 g di bicarbonato per una notte intera e poi successivamente lavarlo con il sapone da bucato liquido o a pezzi e metterlo di nuovo in ammollo con acqua e 10 cucchiaini di acido tartarico mescolando una volta ogni ora e lasciarlo lì per 6 ore e poi andarlo a sciacquare. Un altro rimedio invece, segnatevi di tutti, così li testate, vediamo cosa succede. Un altro rimedio è quello di avere un trattamento un po' più impegnativo, cioè diciamo, almeno ci proviamo, di far scaldare una pentola piena d'acqua fino ad arrivare a 80 gradi centigradi, lasciare il maglione in ammollo aggiungendo 1 litro di ammorbidente diluito con un mezzo di litro di acqua bollente. Cioè con mezzo litro di acqua bollente. Io quando mi faccio gli appunti e poi li devo confrontare ogni volta non so leggere perché scrivo talmente male che vabbè, lasciamo perdere. Prima nel video precedente, che era il video sui miei alimenti della dispensa, per leggere paprika che ho scritto io perché è una cosa che mi piace, ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti, va bene. Poi il giorno successivo, dopo che l'abbiamo lasciato appunto nell'acqua che abbiamo fatto bollire nella pentola con appunto 1 litro di ammorbidente diluito con mezzo litro di acqua bollente, il giorno successivo risciacquiamo con acqua corrente senza però strizzare, lo mettiamo a stendere, poi il peso del maglione stenderà le fibre e lo riporterà alla sua morbidezza di origine. Quindi è un trattamento che si può ripetere 2 o 3 volte finché non otteniamo un risultato ottimale. Un'altra alternativa è utilizzare il balsamo per capelli, quindi facciamo scaldare l'acqua con 150 ml di balsamo per capelli e facciamo bollire per 5 minuti, lo lasciamo raffreddare e poi lo andiamo a strizzare e lo lasciamo asciugare. Fatemi sapere se ha funzionato. Ciao!